questa live non finirà finché non avrò completato tutto il post-it di Tainted Jacob. Ora possiamo iniziare l'inferno ufficialmente. Ci siamo? Andiamo sul nostro terzo file. Con Tainted Jacob in realtà non mi mancano tantissime cose. Solamente Mother e la Greedier Mod. Ok, vediamo di iniziare con Tainted Jacob nella Greedier Mod. Sarà un inferno. Via. Proviamo a iniziare questa Greedier Mod con la prima partita che ci capita. Ed eccolo qua che è spawnato il nostro bastardone. Ora sto già per morire di base perché oltre a concentrarmi su Dark Esau devo concentrarmi anche sui nemici. Quindi sono un one shot ora, fantastico. Ma va bene così, dai. Non mi aspetto di vincere al primo tentativo in nessuno dei due casi. Appunto. Il primo tentativo è andato bene, amici. Allora. Qua si gioca YOLO. Qua si gioca YOLO. La Magic Skin, voglio lasciarla lì. Però non lo so se ho fatto bene, Non lo so se ho fatto bene, ma secondo me può valerne la pena quello che ho fatto. Lo YOLO era necessario qua. Poi tra l'altro avere piercing fin da subito non è niente male, 7 di danno al primo piano è fantastico, è veramente fighissima come cosa. E c'è anche tra l'altro la Meat che non mi dispiacerebbe comprarmi, sapete. 8,43 di danno, scherzavo. No, non mi saltare la carica di Dark Esau, stupido ragnone. Ah, vabbè. Basta prendere danni, Michele. Spero che Femin qua mi dia un cuore dell'anima quando muore. Non me l'ha dato, mannaggia. Andiamo a prenderci la Meat, dai. Mi trasformo comunque ora in fantasmino, così posso volare e vedere cosa c'è in queste ceste. Due pillole, ok. E un cuore eterno. Yeah! Prossimo piano. Abbiamo fatto un ottimo start, ma veramente un ottimo start. Che sia già questa la partita nella quale portiamo a casa la Greedier Mod? Ah, Tropica Midday non è l'oggetto della vita, ma insomma, fa niente. La Buster Box potrebbe essere interessante. No, però ho già comprato un patto col diavolo, quindi in realtà non mi converrebbe. Bomb Bag. Non devo sconcentrarmi neanche un secondo. Ah, piano. Ok, l'importante è non farsi distrarre. Né da voi, né dal gioco. Concentrazione pura e totale. Ah, un bel tears up mi serve. Direi che anche squeezy per altri due cuori dell'anima non è male, sinceramente. Muore un po'. Fa tantissimo danno anche ai boss la carica di Dark Esau. E questa bisogna assolutamente sfruttarla come si deve. Per esempio contro un quadruplo monstro, what the fuck? Ok, 3 e 4, ottimo. Meno male. Vediamo se la secret room si può trovare per esempio qua. Qua. Oh, ok, almeno era lì. Con un oggetto. Vabbè. Bambino. Caricami. Non bambino, deve caricarmi. Deve caricarmi Dark Esau. Qualche bel patto? E direi che questi sono bei patti, amici. Ora ci facciamo appositamente colpire, così questo possiamo rubarlo senza perdere alcun cuore. Fantastico. Proseguiamo. Potrei anche pensare di giocare l'amichetto qua. Solo Jacob Esau. Questa potrebbe darmi qualche consumabile. Infatti. Perché mi ha dato 28 monete? No, ragazzi, mi sa che l'Esau temporaneo spawnabile dalla Soul of Jacob Esau aveva l'oggetto, il quarter. E quindi mi ha dato 25 monete in più. Assus. Abile usculato. Sì, letteralmente qua posso assolutamente essere d'accordo. Lo sculo c'è stato. Lo sculo è anche tanto c'è stato. Questa è una Lovers al contrario. Cos'è che fa la Lovers al contrario? Spawn an item from the current room's item pool, converts one heart or two soul hearts into a broken heart. A posto. Usiamo la Lovers al contrario nel patto col diavolo. Esatto, amici, esatto. Puoi darmi cortesemente qualcosa di buono? Ma basta carte e cose. Dammi qualcosa di usabile, un oggetto. Ma basta. Potato peeler. Coraggio. Vai fuori lui, tu, bravissimo. È vero che c'ho anche Move the Void, porca Eva. Piano, 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 che non abbiamo tanta vita, Allora, dire che ho tanta vita sarebbe un eufemismo, perché non è vero. Meno male che ho fatto fuori anche tutti i pipistrelletti e Little Horn va giù, che è una bellezza. Non fare troppi casini, Loki. Anzi, muori tranquillamente, bravissimo, bravissimo, così si fa. Ora, prima che mi dimentichi, andiamo a prendere la Lover's Card, così possiamo usarla nel patto col diavolo. Ok, patto col diavolo guadagnato. Nice, nice e nice e ancora nice. Intanto usiamo la Lovers. Ah no, mi ha fatto speccare un cuore rosso. Mi prendo lo Spirit of the Night, ma il gelo resta lì, mi sa. Sì. Ottimi entrambi.
Allora, non mi sembra corretto in una challenge del genere, nella quale dobbiamo completare Tainted Jacob, rompere la Greedier Mod col D20. Non mi sembra corretto. Non lo faccio, ragazzi, non lo faccio. Giuro che non lo faccio. Tra un secondo torno e vi lascio 30 secondi con Goffredo. Con il D20, rompere la Greed Mod con Dark Esau che ti insegue costantemente è la morte. Veramente? Prendi il D20 e usalo fino a quando non trovi non S Brain. Mi ha donato e non sono fregato. In realtà no, non è che... Vabbè. Ok. Prendiamo sto cazzo di D20, dai. Lo usiamo nel prossimo piano, però. Dai, proviamo a rompere un po' anche sta fottutissima Greed Mod. Che volete che vi dica? Devo sempre tenermi d'occhio la posizione di Dark Esau. Se prendo Birthright ti dono. Pigliamo Birthright. Cristo Dio. Ma perché? Ma perché mi faccio corrompere così facilmente io? Non dovrei. Così. Proviamoci, dai, proviamoci. Mi spiace Francesco, ti ringrazio ancora della tua donazione, ma non possiamo rompere la partita più. Very sad, very sad. E niente amici, l'unica cosa che ci resta a fare è provare a far Greedier. Auguratemi buona fortuna. Andiamo. Vai Gabibot, non mi fai paura. Che fastidio, ragazzi. Che fastidio. Dai, questa rame la sento buona. Boh. Grazie. Male, Francesco, male. Siamo morti contro la seconda fase di Ultra Greedier. È andata male. Non mi ha dato neanche un cuore, ma veramente. Puoi darmi un cuoricino, gioco? Ho mezzo cuore. Cuore? Chiave. Vabbè. Può andare decentemente questa run, forse. Un bel oggetto ora, per favore. Prendile molto forte. No. Abbiamo il fagiolo che avvelena i nemici. Shish. Full health. Buona. Oh. Wow. Ma che possibilità c'era? Oh, abbonati! Abbonati, ci sono le palle per voi! Oh, che cosa bella. Bene, bene, bene. Vorrei prima entrare nel negozio. Oh, grazie. Sacked, sure. È un bel po' di danno grazie alle palle. Vediamo cosa c'è qua dentro, invece. Bomb bag. Stigmara! Mi serviva proprio un po' di vita. Fantastico. Let's go. Muorici un pochino. A posto. Patto, dai. Patto. Why not? No, ora non siamo... Oh, shit, ora non abbiamo l'alimento. Non la sapevo sta cosa. Ora dobbiamo andare al mondo specchiato senza l'alimento. Mai nella vita, ragazzi, riusciamo ad andare al boss. Miniere, once again. Possiamo... Mamma mia, grazie per tutte queste monete, gioco. Dai, ragazzi, dai. Su via che se ora riusciamo a portarci a casa almeno questo obiettivo di Mother, poi il resto è solamente smooth sailing. Queen of Hearts? Boom, bam, bam, bada, bam, boom, pow. Black Sack, va bene. È un'ansia fare sta cosa con Tainted. Ottimo. Velocità, fantastico. Oh, potremmo sfruttare la Sharp Key per skippare i piani complicati, tipo miniere, eccetera, eccetera. Me la compro. Intanto ci stiamo aumentando un sacco le statistiche grazie alle bellissime palle. Diplopia. Sure. E ora scopiamo qua. A questo punto dovremmo cercare la Secret Room. Perché... Per una capiapa anche questo, fantastico. Perché quale modo migliore di usare il Mystery Gift se non in una Secret Room? Allora, Pandora's Box possiamo usarlo ovunque perché tanto ci dà un oggetto del boss. Una capiapa, sure. Il Mystery Gift lo usiamo nella Secret Room sperando bene. La salsiccia! Alright, fatto col diavolo. Poggers, un altro po' di velocità. Very Poggers. Oh, ho una monetina in più in qualche modo. Copriamoci anche l'altro Mystery Gift. Per Rock Bottom! Forget me now. È che è quella che ti fa ricominciare il piano. Però sprecherei la Sharp Key, che non voglio sprecarla, quindi possiamo anche lasciarla lì in realtà, forget me now. E niente, ci toccherà fare le skip sequence. Planetario col 16%! Ma io godo come... Riccio.
Eyesore non è male. Pluto! Pluto è abbastanza terribile. Sapete cosa farò? Prima di tutto vado ad affrontare il boss. Perché se venissi colpito da Dark Esaù durante le skip sequence, potrei volare e quindi completarla molto più velocemente. Però dopo dovrei affrontare il boss da one shot se venissi colpito nelle skip sequence. Quindi ho deciso prima di fare il boss e dopo andare a fare le skip sequence. Assolutamente sì. Sì, ma se scendo per i piani normali... Ah, dici che non serviva fare le skip sequence comunque. Hai ragione, Lupuove, sono stupido. A posto, come non detto. Allora possiamo skippare le skip sequence, ufficialmente. Via, 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 via. Dai, ci mancano solo 4 piani a mamma. Mi permette di distruggere le rocce, ma mi ha dato un po' di speed down. Beh, in realtà la mia speed era abbastanza buona. Non mi dispiace, dai. Non ci credo. Non ci credo che così dal nulla ho trovato una botola. Ottimo! Ah, che simpatico il Book of Revelation. Wait, non pensavo di essere abbastanza piccolo da scivolare all'interno delle cose della Crawl Space. Meno male che è il penultimo piano prima di mamma e non l'ultimo. Wow. Niente, tocca andare qua, ragazzi. Poco da fare. Andiamo. Secondo piano, qua si affronta la mamma più complicata. Corriamo dritti al boss. Ancora più speedrun di prima. Ozio, perché così... No, 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 perché, 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 perché? Dobbiamo affrontare mamma difficile one shot. Scusate. E ora però ci manca l'altro. Ci manca il cuore. Ho 3 Pretty Fly, sono imbattibile. Diego! Oh, questo è interessante. Grazie. No, non voglio tanto la Hourglass quanto volevo vedere il terzo oggetto, che non ne vale la pena. Anche se forse rallentare i nemici per 8 secondi, sapete che potrebbe non essere malissimo. Ciao, Lazy Madman. Ragazzi, la Hourglass mi piace. Un altro stupido HP up e purtroppo abbiamo perso anche l'ultima possibilità di un patto col diavolo. Alla fine di questo piano affronteremo Mother. Con la Magician non è niente male. Con calma, insomma, ecco. Che brutta che è sta stanza. Meno male che volo stompi. No, no. Non di nuovo perderla così. Non di nuovo perderla così. Dobbiamo veramente cercare di fare Mother one shot. Non ce la facciamo. Choro Elemental. Muori! Muori! Ti prego! Fammi entrare! Siamo quasi addirittura d'arrivo, ragazzi. Andiamo! Andiamo! Guardate che carino che sono con Lucario. Finalmente anche sorride un potente Jacob. Un buono start, potenzialmente un buono start. Non esageriamo con i festeggiamenti fin da subito. O in generale troppo presto. Mamma mia, appunto. Lucario, per chi non lo sapesse, è Cricket's Head comunque. Eh sì, Lucario è il mio Pokémon preferito. Qual è il vostro Pokémon preferito? Dai, domanda per tutta la chat e anche per i commenti che vedranno questo video a posteriori. Scrivetemi qua sotto qual è il vostro Pokémon preferito. Andiamo ancora con l'ondata del patto col diavolo. Anzi, prima vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, niente di che. E vediamo un po'. Beh, che dire, Lucario e Mom's Knife nel primo piano. Il gioco ci sta dando una free win. Punto di domanda. Eh sì, va bene, Thunderfire e Ziolo. Boia però se il gioco ce la sta dando, eh. Non ce la sta dando troppo.
Detto easy win, con calma, con calma. Non cantiamo vittoria troppo velocemente. Dai ragazzi, che finita questa. Abbiamo finito ufficialmente per l'ultima volta Tente Jacob. Non mi sembra vero. Beh, la copertina nella run precedente mi ha quite literally salvato la vita. Worth. E anche il Wooden Cross come trinket non è niente male, eh. Mamma mia. Ho avuto una paura che mi stava venendo addosso quello. Secondo pezzo di Guppy, let's go. E triple threat di 20 per la sanità mentale nostra e quella di Goffredo? Mi sa di no, Daniele, ora. Ah, no, cazzo, c'è birth threat. L'hai chiamato, Daniele? No, no. Aiuto. Devi prenderlo. Non devo prenderlo. Assolutamente non devo prenderlo. E non ce la farete, credo. Intanto andiamo a fare il patto col diavolo. Pog. Secondo voi, 25 monete valgono un cuore? Secondo me sì, secondo me sì. 1, 2 e 3. Allora, Birthright, è stato un piacere, bellissimo. Marbles, potenzialmente buono, ma insomma. Va bene. Il potenziale c'è ancora. Black Lotus. Questa vita possiamo farcene anche a meno, potenzialmente. Ecco, insomma. Guppy! Yes! Ses! Ma che cucù! Fantastico, ragazzi, fantastico. Hive Mind, adesso bisogna trovare? Sì, dai. Boia, cosa mi dà la botolina? Tanto amici, andiamo col D6 nel patto col diavolo, sperando in qualcosa di buono. Vi dico sinceramente, Maw of the Void non lo utilizzerei mai. Potenzialmente respawn infiniti, non mi dispiace per niente. Oh, Steam Sale, oddio. Pigliamoci le patatine piccantine e andiamo avanti. Lo so, ma... meno male che siamo respawnati, meno male che ho preso il Guppy Scholar anche se eravamo già Guppy. Meno male. Che fottuto rischio e panico e... va bene. Morite, morite, morite. Andate via da me, allontanatevi da me immediatamente. Allontanatevi da me. Vai giù, no, no, non vado giù, non vado giù. Spendiamo qualche moneta. Un Devil Item. Rerollabilissimo Duality. Spirit Shackles di nuovo. Posso di nuovo cercare di resuscitare se prendo un danno fatale. Vabbè, 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 vabbè. Ho detto vabbè. Penultimo piano. Aia. Athame è tanta roba. Ancora una volta potevo rerollarlo. È stato un po' sciocchino. Fa niente. E amici. Hive Mind. That's what I fucking wanted. Amici, ci proviamo così, sapete? Ci proviamo così a far fuori Ultra Grigier. Andiamo. Andiamo e andiamo. Potrebbe essere la fine dell'incubo. La fine delle torture. La fine di uno dei peggiori personaggi a livello concettuale di Isaac. Poverino. Gabibbo. Non farò stronzo ora. Meno male che non mi ha caricato, ero bloccato in un angolo, non sapevo cosa fare. Ok, 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 seconda fase, dai! Prima sono morto qua, vi ricordo. Piano, piano. No, 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 no. No, no, muori, muori, muori. Muori. Stammi lontano, Dark Esau, stammi lontano. Dai, sì, 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 sì. Amici, abbiamo finito Tainted Jacob per la terza e ultima volta su The Binding of Isaac Repentance.